concerto Cuori in Coro, che aveva visto la presenza della Scuola di Musica di Fiesole, è tornata la rassegna L'Incanto della Voce, organizzata dall'Associazione Voce in Canto. Il secondo appuntamento della nostra rassegna e siamo felicissimi di concluderla con dedicata alla voce, ma in un modo diverso, non una voce corale, ma la voce di cantanti che raccontano una storia veramente molto molto importante. In scena nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, Il primo omicidio, oratorio a sei voci di Alessandro Scarlatti, protagonisti della serata gli allievi della classe di canto del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena. Ognuno con delle caratteristiche particolari, si va dal baritono, tenore, soprano, soprano leggero, contralto e mezzo soprano, quindi ci sono tutti i colori immaginabili per la voce umana. Il mio tardo rimorso, mi consigli. La storia è quella di Caino e Abele, Adamo, Eva, Lucifero e Dio, questi sono i personaggi. E la storia è una storia che si ripete in tutta l'umanità e il segnale che vuole dare Alessandro Scarlatti è contro la guerra e insomma, è una specie di inno alla pace.